Renato Smurra parte con 4 penalità. Gentili ascoltatori, buongiorno e per la quarta volta in questa stagione agonistica all'aperto benvenuti alle siepi di Cervia, dove si stanno svolgendo, l'avevamo annunciato nel corso della telecronaca dell'Internazionale il 20 e il 21 agosto, si stanno svolgendo i campionati italiani di salto ostacoli, giovani cavalieri e juniores. In questo momento vi proponiamo come sempre una sintesi di quello che è accaduto. In questo momento è in campo Renato Smurra per gli juniores su Vilma. Il percorso, come ormai tradizione alle siepi di Cervia e come quasi sempre nelle gare di prestigio nazionale e internazionale, è stato predisposto da Marcello Mastronardi. Adesso avete visto un errore all'ultimo ostacolo da parte di Renato Smurra. Dicevamo, una sintesi delle due gare, quella riservata agli juniores, cioè ai cavalieri fino a 18 anni di età, e quella riservata agli young riders, cioè cavalieri under 21. E in campo il numero 188 Don Air, montato da Omar Bonomelli, parte con 4 compresi in età tra i 16 e i 21 anni, cioè i ragazzi che hanno dai 16 ai 18 anni possono scegliere se partecipare ad una o all'altra categoria. Il cavaliere entrato in campo in questo momento è Oscar Bonomelli su Dan Mere. Una sintesi dei due campionati, abbiamo scelto i percorsi della terza prova, quella della quarta giornata. I campionati italiani si svolgono su 3 giorni di prove con un giorno di riposo fra la terza e la quarta. La terza prova, una categoria speciale a 3 manche, tabella A. A 3 manche, abbiamo detto bene, è una categoria piuttosto inconsueta. C'è un percorso nella prima manche che si è svolto su 12 ostacoli. Dopo la prima manche i cavalieri e i cavalli binomi, quindi meglio classificati, hanno partecipato ad una seconda manche sul percorso ridotto e dopo la seconda manche una terza manche nella quale sono entrati 7 binomi. Questa è una doppia gabbia, l'ultimo elemento è un largo con garritte e questo è l'ultimo ostacolo sul quale c'è, come vedete, una fermata e nel quale abbiamo visto un errore del cavaliere precedente. C'è di nuovo una fermata, un secondo rifiuto, ormai tutti coloro che ci seguono lo sanno bene, i rifiuti ammessi sono 3. Al primo vengono attribuite 3 penalità, al secondo altre 3, dopo il terzo rifiuto c'è l'eliminazione del binomio. Il terzo rifiuto non c'è stato, il cavaliere ha superato bene l'ultimo ostacolo e quindi entra in classifica. Si trattava di Andrea Amadessi su Denim. Il campionato italiano juniores prevede, secondo il regolamento, una classifica finale che comporta un'attribuzione di punti positivi ai cavalieri e ai binomi, ai cavalieri e ai cavalli, quindi ai binomi, a seconda della classifica riportata nelle varie giornate delle prove. La terza prova
comporta però un'attribuzione di punti aumentati del 50%, quindi in pratica la terza prova è privilegiata da un punto di vista della classifica. L'Amazon in campo in questo momento è Isabella De Stefani, avete visto un errore in quel verticale che precede la doppia gabbia, Isabella De Stefani su Melkart. È un percorso piuttosto tecnico, nonostante si tratti di cavalieri molto giovani, d'altra parte sono i campionati italiani e quindi è giusto che sia così. La stessa previsione, la stessa ipotesi di una gara su tre manche dà in qualche modo la misura della difficoltà di questa competizione. Alain Lesch su Sandokan. Alain Lesch insieme con Oscar Boromelli, che abbiamo visto prima, è un cavaliere, nonostante sia molto giovane, già abbastanza noto, l'abbiamo incontrato in diversi concorsi, anche piccoli concorsi internazionali, cosiddetti concorsi, anzi i concorsi internazionali d'amicizia. Alain Lesch chiude con 8 penalità questa terza manche e con complessive 8 penalità, visto che nelle altre due precedenti era riuscito a finire i percorsi con 0 penalità. E qui abbiamo Massimo Tonali su Nuit de Nac. Questi cavalieri che abbiamo visto sono appunto i 7 che sono riusciti ad accedere alla terza manche prevista per questa terza prova del campionato italiano juniores. Alla fine di questa prova ha vinto Oscar Bonomelli, al secondo posto Renato Smurra e al terzo posto Irene Moroni su Rebel. La classifica finale invece del campionato juniores l'ha vinta Renato Smurra con 257 punti, al secondo posto Irene Moroni, al terzo Oscar Bonomelli, al quarto Alain Lesch, al quinto Davide Gorla e al sesto Federica Salvatori. Tutti compresi in un, diciamo, in numeri relativamente vicini fra di loro. E qui siamo passati invece alle immagini relative al campionato italiano Young Riders, cioè appunto i giovani cavalieri di età compresa fra 16 e 21 anni, più semplicemente diciamo under 21. Il primo che vediamo è Gianni Govoni su Fearless, si tratta di un binomio molto noto, è uno dei binomi che ha partecipato anche alle competizioni internazionali di quest'anno. Avete visto un errore sul secondo elemento della gabbia, è una delle speranze, diciamo così, della nostra equitazione. Questo è un verticale, il penultimo ostacolo di questo percorso, questo è un largo con barriere montate in senso diagonale che creano questo effetto ottico di una croce di Sant'Andrea, che peraltro non c'è. Vediamo in campo adesso Cristiana Parodi su Onagreen, anche in questo caso i cavalieri che, i binomi che vi proponiamo sono quelli arrivati in testa alla classifica finale. I partenti di questa seconda manche della terza prova dei campionati under 21 erano 16, non sarebbe stato possibile farveli vedere tutti, abbiamo scelto naturalmente quelli che alla fine si sono classificati meglio nella classifica finale del campionato piuttosto che in quella della terza prova. Abbiamo detto Cristiana Parodi su Onagreen.
Il cavaliere che vedete adesso è una, anche se è un giovanissimo, possiamo dire una vecchia conoscenza, ne abbiamo parlato già diverse volte, Jerry Smith, sull'Andego, ha vinto la Coppa dei Giovani a Piazza di Siena, lo abbiamo visto ben comportarsi all'Internazionale di Amicizia di Serbia e alla Formula 3 di Vicenza. È un cavaliere milanese, nonostante il nome, ed è senza dubbio una delle giovani speranze della nostra equitazione nazionale. Vedete questo verticale su pilastri, sono gli ostacoli del parco ostacoli di questo circolo, che è senz'altro uno dei più importanti che c'è in questo momento in Italia. È l'ultimo ostacolo, quello con le barriere diagonali. Gianluca Gorla su Bessi, un altro nome che abbiamo incontrato nonostante la giovane età diverse volte, lo abbiamo visto aggiudicarsi un gran premio a Merano in un barrage in cui era stato dato come sfavorito per la sua giovane età e quindi per l'inesperienza di fronte a cavalieri molto più quotati, e poi invece alla fine riuscì ad aggiudicarsi il primo posto con un percorso molto tranquillo, molto prudente, molto poco da giovanissimo. Lo vedete, sta montando molto bene, il percorso è veloce ma è molto attento. Affronta adesso l'ultimo ostacolo ed è un percorso netto. Il primo percorso netto di questa seconda manche. In questo caso la gara era diversa da quella degli juniores, la terza prova del campionato degli under 21 era prevista su due manche con un barrage eventuale solo per il primo posto, cioè la formula tipica del Gran Premio che in genere costituisce la gara più impegnativa di tutti i concorsi nazionali. Il cavaliere che avete visto adesso concludere il percorso è Fabrizio Ambrosetti, il suo cavallo White Gate, un elegantissimo grigio con una splendida coda bianca. White Gate, penalità 4, totale delle penalità 8, tempo 52,06. 90. In campo in questo momento è Stefano Nogara. Aviere sergente scelto Stefano fino a poco tempo Nogara, fa, adesso sergente. Con 4 penalità. Aveva 4 penalità nella prima manche di questa terza prova, così come Gorla e Ambrosetti. Per disputare il barrage con Gorla deve compiere un percorso netto privo di penalità e nel tempo. Stefano Nogara è un altro dei nomi conosciuti fra i giovani italiani, secondo al Super Trofeo Philips e uno degli elementi di punta della nostra squadra. Dei giovani. Eccolo all'ultimo ostacolo di questo percorso, applauditissimo, avete visto un netto, e quindi c'è il barrage fra Gorla e Nogara. Nel barrage che vediamo adesso cominciare gli ostacoli sono ridotti come consuetudine e gli ultimi due alzati di 5 centimetri. Gianluca Gorla su Bessi. C'è un errore al largo che precede la gabbia,
un'incertezza nell'affrontare la gabbia, infatti avete visto l'ostacolo, il primo elemento della gabbia con un errore. Vediamo che Gorla però molto sportivamente ammette che l'errore è stato un errore umano, quindi carezza la sua Bessie e riprende il percorso. Ha dovuto aspettare il suono della campanella perché si è dovuto rimontare l'ostacolo e riesce a superare molto bene la gabbia. Un salto, come avete visto, tranquillo. Un pizzico forse di emozione per Gorla in questo percorso, emozione che gli è costata probabilmente cara, perché oltre i due errori e il rifiuto ci sarà sicuramente anche qualche penalizzazione per il tempo. Ed ecco in campo Nogara, che a questo punto ha un compito relativamente semplice, deve cercare di fare meglio. Ed è un meglio che dovrebbe essere senz'altro alla sua portata. 4 e 3 quarti per aver superato il tempo massimo, tempo 68 e 37. Per vincere la terza prova, come avete sentito dallo speaker, Nogara deve fare meno di 15 penalità e 3 quarti e rimanere nel tempo. Abbiamo detto all'inizio che si tratta di sintesi, intanto che guardiamo il percorso di Stefano Nogara, vi dico che la gara si è conclusa, la classifica finale dei giovani cavalieri del campionato italiano ha visto al primo posto Gianni Goni su Fearless, al secondo posto proprio Stefano Nogara, che in questo momento abbiamo visto sbagliare lo stesso largo di prima e anche un elemento della gabbia che ha tradito Gianluca Gorla, al terzo posto Jerry Smith su Landego, al quarto Gianluca Gorla su Bessie e al quinto Fabrizio Ambrosetti su Whitegate, seguiti da Cristiana Parodi su Onagreen. Nogara conclude il percorso, le sue penalità sono 8, è nel tempo e quindi è senz'altro lui il vincitore di questa terza prova, di questo gran premio. Ma la classifica del campionato italiano, come abbiamo detto, si è conclusa con Gianni Govoli in testa. E concludiamo con questa immagine che vi proponiamo un po' a simbolo di tutte le speranze dell'equitazione italiana. Quella che vedete è la squadra che ha vinto i campionati europei di salto ostacoli riservati ai giovani cavalieri. Sono 5, alla Coppa delle Nazioni hanno partecipato in 4, ma è tutta la squadra che deve essere premiata. Il dottor Sovera ha voluto consegnare a questi ragazzi un simbolo, il ricordo di questa meravigliosa medaglia. Infine permettetemi di concludere.